Stiamo entrando allo stand di Cooler Master per vedere tutte le novità del CES 2023. Questa è una cosa super figa di Cooler Master, praticamente un'evoluzione che vi faccio vedere tra un attimo, ed è letteralmente una sedia che include anche movimenti tridimensionali, cioè reagisce a quello che sta succedendo sullo schermo, dandoci quindi un'immersività un po' come quei cinema nei parchi fighi che tipo ti muovono mentre tu fai le cose. In questo caso qui possiamo giocare a Forza Horizon e vedere un attimino tutta l'esperienza. Quindi adesso proviamo così. Semplicemente sto guidando. Ok, ti tira indietro mentre acceleri. È bellissimo. È fighissimo. Letteralmente ti tira indietro, ti fa sentire l'accelerazione del veicolo. Sto sentendo tutti i sassolini, l'attrito delle gomme. È fighissimo. Wow, ok. Oh, è fighissimo. È proprio come guidare una macchina, dai, è figo. Mi aspettavo molto di peggio, è molto... Ogni singolo errore lo senti addosso. Che figata. Oh, le curve, i danni li senti tantissimo, è bellissimo. No, non riesco, no, se torno a casa non riuscirò mai più a giocare dopo di questo. Cioè, è veramente super immersivo. Si sente un sacco sulle gambe. Ok. Che figo! Ti sballotta di brutto! Le frenate sono assurde, sono veramente assurde. Adesso facciamo un giro per tutto lo stand di Cooler Master, iniziando dalle loro nuove tastiere che stanno introducendo sul mercato, con un sintomo un po' più custom, un po' più dedicato appunto all'universo che ci piace. Qui abbiamo le nuove tastiere, come potete vedere ci sono diversi profili, in questo caso abbiamo una 96% a occhio, hanno dei knob che si sviluppano in verticale, poi ci sono anche quelli classici come li abbiamo visti sulla GMMK Pro. Non è tanto aggredire il mercato in termini di suono o modabilità e cose del genere, quanto più creare dei colori, delle combinazioni che possano servire alla community per abbinare nelle proprie postazioni. Per quanto riguarda gli switch sono affidati a Kyle, abbiamo dei Kyle White che sono i clicky montati su questa tastiera, e i Kyle Red, ma per il resto sono tastiere che appunto, come dicevo, si basano principalmente sull'ambito dell'estetica. Questa, devo dire, con i colori pastello è molto carina. Sono tutti prototipi, quindi potrebbero essere diversi una volta che finiamo, appunto, che escono sul mercato. Questa è abbastanza particolare, ha questa parte in trasparente, in plastica, che è veramente molto carina, devo dire. Poi i colori difficili da abbinare, però sono molto creativi almeno. Ha pure un tastino custom. Qui abbiamo un gigantesco simulatore, però sapete che i simulatori non sono la mia pasta, quindi per quanto riguarda questa parte tecnica vi lascio al canale di Blink, vi linko il suo video giù in descrizione, che vi ha spiegato tutto quanto. Comunque è un simulatore super figo in cui puoi cambiare l'assetto in base al gioco di macchine che vai a giocare, perché ovviamente ogni macchina ha il proprio assetto di seduta e l'immersività è importante. Costerà tanto? Probabilmente sì, ma vi spiega tutto Blink. Qui abbiamo delle novità per quanto riguarda l'ambito dei case. Infatti ragazzi, noterete un case che praticamente è similissimo all'NR200P, è un case che riprende quella stessa filosofia, ovvero la possibilità di far avere una customizzazione in stile Lego, quindi molto semplice da assemblare, pezzi incastrabili, alta modabilità e soprattutto colori molto accesi, in maniera che possiamo abbinarla a qualsiasi postazione vogliamo. Sotto questo punto di vista molto figo, adesso vi faccio vedere tutto. Come vi dicevo, questo è un case ATX super modulare e super piccolo, stiamo parlando di un case da 32 litri di volume, quindi veramente piccolo, per avere una struttura che possa accogliere l'universo ATX. In questo caso qui abbiamo diverse possibilità di personalizzazione, possiamo staccare e attaccare i pezzi in maniera completamente modulare e abbiamo appunto diversi colori. Ovviamente capirete che questa fantasia richiama da vicino l'NR200P, che è la versione ETX. Qua si sono spinti oltre, onestamente un case super interessante. Tantissime possibilità di personalizzazione. Abbiamo tutte le componenti modulari, le parti sono magnetiche, filtrate, si attaccano e si staccano con incredibile facilità e poi il PC si assembla come un normalissimo PC, però rimane come un po' un prototipo, una forma abbastanza appunto da prototipo, ed è veramente figo. Questo probabilmente sarà uno dei case per modding più venduti in assoluto, perché praticamente è un case Lego gigante, per dare possibilità a tutti, nella maniera più semplice possibile, di approcciare il PC gaming. Qui ragazzi abbiamo un esperimento di Cooler Master veramente molto figo per il mondo del modding. Questo può sembrare un prodotto unico, ma
è una cosa che verrà commercializzata e che potrete comprare anche voi. È veramente molto figo. In questo caso stiamo parlando di delle custom che Cooler Master aveva messo in moto durante gli anni con appunto alcuni dei suoi modder, che poi appunto sono arrivati ad un universo più commerciale. Come potete vedere è letteralmente una scarpa, poi faranno anche delle versioni che si distingueranno nell'ambito per esempio per le squadre di calcio, cose del genere, delle collaborazioni ufficiali, ma a tutti gli effetti questo è un PC Mini TX ed è super figo. Oltretutto non è nemmeno troppo grande, nel senso sì, è più grande di un Mini TX, però l'originalità probabilmente compensa bene. Vorrei sapere come funziona in termini di temperatura e il resto, ma è completamente aperto, quindi forse in realtà l'unico problema sarebbe la polvere. Anche questo qui era stato creato da un modder tempo fa, poi è piaciuto molto alla community, hanno deciso di commercializzarlo ed è venuto questo. È un case assolutamente molto particolare, super ingombrante, ovviamente ci sono RGB ovunque, ma è effettivamente un PC. Verrà commercializzato soltanto come prodotto completo finito, quindi non si potrà comprare soltanto la struttura e farsi i propri PC, a meno che non smontiate i pezzi e poi appunto ve li riattaccate come volete, ma è veramente molto bello da vedere, anche se ovviamente come PC è esageratissimo, nel senso prende una quantità di spazio enorme, dovete considerarlo, è più alto di un full tower praticamente, però originalissimo, niente da dire. Qui abbiamo un PC che è un prototipo sempre da Cooler Master. Come potete vedere sul tavolo c'è una paratia di questo case con attaccata una pompa e un serbatoio. Infatti ragazzi, questo è un PC che utilizza zero ventole ma dissipa a liquido con un sistema praticamente custom tutto quello che si trova al suo interno. Qui possiamo vedere l'effettivo funzionamento, potete vedere che serbatoio e pompa stanno lavorando, sta pure un po' soffrendo sta pompa perché c'è una bolla d'aria enorme sulla parte d'ingresso, ma potete vedere che effettivamente qui abbiamo un radiatore che sta lavorando, un radiatore vabbè ovviamente più la parte di blocco, grande quanto la paratia esterna del nostro case, ed è super figo, cioè veramente è un'idea geniale, è dissipazione all'ultima potenza, questo è veramente un concept allucinante. Qui abbiamo una sedia con tecnologia aptica, quindi vibra nel momento in cui viene impartito un feedback per quanto riguarda per esempio l'audio. Adesso la proviamo, ce n'è una ancora più seria, ma dovrebbe essere abbastanza figa da provare. Quindi abbiamo le cuffie, poi qua sotto c'è tutto un comparto di controllo per quanto riguarda appunto la zona dell'audio, gli input, gli output e le varie cose. In questo caso stiamo guardando giusto un trailer da YouTube, ma per avere una sensazione minima con i bassi e cose del genere. Sto iniziando a vibrare potentemente. La mia schiena sta vibrando. Comunque si sente tanto la vibrazione, forse l'altra probabilmente è un po' più completa da provare perché si muove anche, però effettivamente sì, confermo quello che hai detto tu, è un woofer sotto al culo. Ovviamente preso da tutte le cose della fiera mi sono dimenticato di fare un altro. Comunque Cooler Master ha tirato fuori delle robe veramente super fighe, non erano nemmeno tutte perché ragazzi, erano veramente tantissimi dissipatori, un sacco di roba. Quindi vi ricordo che c'è anche il video di Blink se volete approfondire per esempio l'argomento del simulatore, ve lo lascio linkato giù in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi, se state su Mordentech, salosa.